Bentrovati al nostro speciale su Class CNBC. Oggi parliamo di un bene di prima necessità, parliamo della casa, ma soprattutto di un mercato, quello immobiliare, che ha chiuso un 2021 in netta crescita. Cresce dunque il mercato immobiliare, ma aumentano però anche i prezzi delle case. Cercheremo di fare un po' il quadro di questo settore così importante per il nostro paese insieme all'ospite che è qui in studio accanto a me e che vado subito a salutare. Ben trovato a Simone Rossi, fondatore di Strategie Immobiliari 2.0 e team leader del team Rossi a Bologna. Saluto a tutti. Ciao Simone, grazie di essere qui con noi. Allora, abbiamo tante curiosità e domande da farti. Prima però vorrei insieme a te vedere questo servizio che la nostra Elisabetta Piccinini ha realizzato, che scatta una fotografia di quello che è stato il settore, il mercato immobiliare in questo 2021 e ovviamente ci proiettiamo anche verso l'anno che sta iniziando. Appena concluso ha segnato la netta ripresa del settore immobiliare. Secondo l'Istat, nel primo trimestre del 2021 le compravendite sono state pari a 214.804, più 6,1% rispetto al quarto trimestre 2020, più 36,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel secondo trimestre 2021 invece il dato è di 263.651 compravendite, più 5,1% rispetto al trimestre precedente e più 76% su base annua. L'Istat cerca di frenare eccessivi entusiasmi, ricordando che il forte aumento tendenziale va letto tenendo conto che nei primi due trimestri del 2020 il numero delle compravendite aveva subito un calo consistente per le conseguenze socio-economiche della crisi pandemica. Ma i segnali sono innegabilmente positivi. La crescita tendenziale osservata nel secondo trimestre interessa tutto il paese, sia per il comparto abitativo che per l'immobiliare non residenziale, e interessa anche i settori mutui e finanziamenti. Nel secondo trimestre 2021 le convenzioni notarili per mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare hanno infatti raggiunto quota 122.389, con un incremento del 2,8% rispetto al primo trimestre e del 45,2% su base annua. In che direzione andrà il settore nel 2022? I segnali che ci lascia il 2021 sono sicuramente positivi. Le agevolazioni governative come l'ecobonus, i bonus fiscali dedicati al mondo della casa, dei condomini e il decreto sostegni bis rappresentano un ulteriore booster del dinamismo immobiliare italiano. La corsa alla casa premierà le periferie, tendenza già attiva nell'anno appena concluso. Più grande, più verde, vicino a strade, mezzi pubblici, negozi e scuole. Questa è la tendenza per l'anno appena iniziato. Unito al fatto che la combinazione di mutui accessibili a basso costo e bonus ristrutturazioni sta ricreando un mercato delle case vecchie e incentiva il rinnovo anche nelle periferie, fino ad ora le più trascurate. L'andamento dei prezzi è condizionato dal cambiamento degli stili di vita, che hanno ritarato la ricerca all'insegna degli spazi più grandi e della convenienza. Non bisognerà però dimenticare alcuni fattori che potrebbero invertire la rotta: la risalita dei tassi di interesse, la crescita dell'inflazione e una significativa riduzione dello stock abitativo, elementi che potrebbero portare, nonostante le premesse, ad un raffreddamento del mercato. Allora, questa è un po' la fotografia di quello che è stato, ma Elisabetta Piccinini ci raccontava anche quello che potrà essere l'anno che sta arrivando. Ci sono una serie di agevolazioni fiscali da parte del governo, però c'è anche l'inflazione, quindi insomma tanti ingredienti che potrebbero insomma raffreddare, si diceva in conclusione, il mercato immobiliare. Allora, nel dettaglio tu sei, lo dicevamo in apertura, team manager del team Rossi a Bologna dell'agenzia Remax, che è un'agenzia che ha sostanzialmente rivoluzionato anche il mondo del franchising immobiliare, abbandonando quello che è il vecchio impianto piramidale in favore invece di un moderno sistema circolare. Allora, sicuramente tu riesci a spiegare meglio ai telespettatori che ci stanno seguendo qual è questo valore aggiunto dell'agenzia Remax. Allora, sostanzialmente sono andate ad importare un sistema che negli Stati Uniti c'è da tantissimi anni, tantissimi decenni, dove non c'è più la figura del titolare e i piccoli dipendenti interni, ma bensì è uno schema stile studio associato, tale per cui gli agenti immobiliari hanno la possibilità di crescere, di esprimersi e avere anche degli intronti economici che sono paragonabili a quello che effettivamente portano come valore all'agenzia.
Quindi diciamo anche che tu, insomma, hai anni, sei molto giovane, però hai anni di esperienza in questo settore, tant'è vero che poi hai deciso di aprire proprio una scuola di formazione per agenti immobiliari. Cosa ti ha spinto a questa scelta e soprattutto qual è la differenza che stai cercando di portare sul mercato? Perché comunque gli agenti immobiliari hanno bisogno di un percorso anche di formazione. Allora, sì, diciamo che è nato quasi per necessità, nel senso che, come mi dicevi prima, Remax è una multinazionale, come tale prende alcuni concetti che in Italia sono molto lontani, tipo il fatto che si è come in una scatola di vetro dove tutti conoscono i risultati effettivi degli altri agenti che fanno parte di questo network, che in Italia sono 5.000 rotti persone, nel mondo circa 140.000. Quindi cosa è successo? Per fortuna, tenacia, competenza, per 3 anni consecutivi sono riuscito a essere l'agente che ha fatturato più in Italia. E di conseguenza arrivavo la mattina in ufficio e mi trovavo 3, 4, 5 mail, messaggi ovunque di altri colleghi che mi dicevano: guarda Simone, vorrei capire come fai quello, guarda Simone, mi dici questa situazione, come la gestiresti, eccetera. Quindi a un certo punto diventava ingestibile per me. Ho aperto una scuola di formazione che in realtà era un infoprodotto, un videocorso, dove io sono andato a sbobinare esattamente tutte quelle che erano le strategie che mi avevano portato sul campo dei risultati tangibili. E da lì sono sostanzialmente partito, il corso è andato molto bene, ci sono più di 600 agenti che hanno deciso di acquistarlo e da lì diciamo che è partito un pochino tutto. Ecco, ci sono degli agenti che hanno ottenuto dei risultati concreti poi in quest'anno? Allora, sì, alcuni sono diventati anche più bravi di me. Più bravi di te. e quindi hanno superato il maestro. Sì, e diciamo che questo mi rende anche orgoglioso, perché spesso dietro i grandi risultati di alcuni agenti immobiliari, gli altri pensano che ci sia un piccolo sotterfugio, qualcosa di nascosto, eccetera. Per cui il vedere che c'è qualcuno che è cresciuto meglio di me è perché sostanzialmente non c'è nulla di tutto questo, ma bensì una strategia. Me ne vengono in mente un paio. Dicembre ero in una sessione di mentorship con questo mio cliente, che in passato sicuramente non era in buone acque, e mi diceva: guarda Simone, chiudo quest'anno con più di 600.000 euro di fatturato personale, con un utile di insomma qualche centinaia di migliaia di euro, mi sta scendendo una lacrimuccia. E gli volevo dire: la lacrimuccia sta scendendo a me, perché essendoci passato anch'io da quella situazione, so esattamente, guardandosi allo specchio, dicendosi ce l'abbiamo fatta, è insomma una bella cosa. Sono soddisfatto. Assolutamente sì. Certo. Allora, come abbiamo visto anche nel servizio, il terzo trimestre del 2021 ha confermato l'aumento della dinamicità del mercato che era già stata registrata comunque nel primo semestre del 2021, ed è quanto è emerso anche dalla terza edizione di Real Estate Data Hub, lo strumento di analisi che è nato proprio dalla collaborazione tra Remax Italia e anche Avalon Real Estate con il contributo di 24 Max. Quindi magari raccontaci un pochino più nel dettaglio questa analisi, che cosa... Allora, sono completamente d'accordo, nel senso che oltre all'attività d'agente ho un database di agenti immobiliari che fanno parte della mia formazione di insomma 600-700 persone, per cui da Vipiteno fino ad arrivare giù nella bassa Calabria, e effettivamente il report che mi danno è per tutti uguale: prezzi in crescita, numero di transazioni. C'è un terzo elemento rispetto al tema dei tassi agevolati e il fatto che lo stock degli immobili è sceso, che è sceso anche notevolmente lo stock degli immobili in affitto. Per cui se una persona non può prendere una casa in affitto, in qualche modo, se ha la possibilità e c'è comunque l'appoggio della banca, va a comprare. Questo è un mix che sta effettivamente portando un bel fervore nel mercato italiano. Ecco, un mercato italiano che sicuramente ha avuto, come tutti i settori, inevitabilmente un condizionamento da quanto è accaduto. La pandemia ha stravolto il mondo e ha stravolto ovviamente anche il settore immobiliare. E nel servizio prima si faceva riferimento al fatto che nasce sempre di più da parte del consumatore l'esigenza anche di cercare case, ad esempio in periferia, dove ci sono magari prezzi un pochino migliori, con spazi molto più verdi, più aperti. La pandemia, possiamo dire, ha messo in evidenza nuovi trend che secondo te andranno avanti anche quest'anno? Allora, sicuramente il fatto di avere degli spazi un po' più grandi e magari sfavorire la location, per cui essere estremamente centrali, ma diciamo allontanarsi un po' e con la stessa quantità di denaro comprare una casa un po' più grande,
sicuramente è un trend da tenere assolutamente in considerazione. L'unica cosa su cui non sono particolarmente d'accordo per quello che vedo è il fatto che ci siano delle persone che magari si sono rese conto che il giardino o un terrazzo era importante. Lo è sempre stato per le persone e chi non se lo poteva permettere X anni fa non lo so, anzi, probabilmente se lo può permettere ancora meno in una fase dove magari è un imprenditore in alcuni settori dove ovviamente hanno perso un po' di reddito, eccetera. Per cui assolutamente sì, il tema degli spazi, il tema del giardino, del terrazzo, sì, in parte, ecco. Ecco, la pandemia ha fatto esplodere anche un altro boom, quello delle seconde case, che è poi in linea anche con le esigenze di smart working, perché alcuni magari hanno deciso di comprare una seconda casa al mare, chi se lo può permettere, per poter andare magari a lavorare da lì. Ecco, questa è un'altra tendenza che hai sottolineato. Allora, e non ho notizie di questo, in questo senso, perché il mercato che gestisco è prettamente comunque nella città di Bologna e di conseguenza il prima casa non ci vengono a passare le vacanze, quindi su questo non mi riesco a esprimere. Invece volevo chiederti, è vero che sei stato il primo a portare in Italia il concetto di open house? Allora, mi uccidono in Remax se rispondo di sì. Non però... ci stanno ascoltando, non è vero. Però quello che posso dire è sicuramente ho creato un open house, diciamo, col booster. Ecco, magari spieghiamo per chi non sapesse bene di che cosa si tratta, cosa intendiamo per open house. Assolutamente sì. Allora, diciamo che tradizionalmente l'agente immobiliare faceva delle visite singole alla casa, per cui metteva in vendita la casa, chiamavano X persone e le portava uno o due alla volta. Il concetto dell'open house va completamente a rivoluzionare quello che è un sistema, come è stato in Italia fino a qualche tempo fa, che ha introdotto Remax, poi io con le mie personalizzazioni ho fatto qualcosina di un pochino più specifico, e tale per cui, ti faccio un esempio per capirci meglio. Oggi tu mi chiami, vuoi vedere una casa? In realtà la risposta è sì, però c'è un giorno, tendenzialmente il sabato mattina, dove in uno slot di tempo tu puoi venire a visionare l'immobile. Vieni, ci sono altre persone. In quell'open house io creo un evento dove c'è anche il geometro, l'architetto che ti può assistere, qualora tu volessi chiedere una personalizzazione degli spazi, si può fare. C'è un consulente dei mutui che ci dà la possibilità di magari interagire col cliente se deve fare un mutuo, e sostanzialmente è un evento dove a distanza, in questo momento ovviamente di un quarto d'ora, 20 minuti l'uno dall'altro, le persone visitano la casa. La strategia commerciale di base è la seguente, che se io ti faccio vedere una casa in una visita singola, tu la vedi e non arrivi neanche all'ultimo gradino del vano condominiale che mi guardi e mi dici quanto è trattabile il prezzo. In una situazione di open house la stessa cosa succede, ma quando arrivi all'ultimo gradino guardi fuori, ci sono 5, 10, 15 persone che come te vogliono vedere la casa. È chiaro che cambi un po' anche la mentalità in cui vuoi andare, insomma, a trattare. Assolutamente. Sei un pochino più spaventato dal fatto che ci sono altre persone fisicamente che vedi interessate. Assolutamente sì. Il fatto di sapere, ovviamente, che ognuno da quel giorno ha 7 giorni per presentare la sua proposta, per cui non è la corsa chi arriva prima in agenzia. Allo stesso tempo, però, il giorno dell'open house, agli acquirenti io do un plico che si chiama carta d'identità della casa, dove dentro c'è tutto quello che serve per decidere consapevolmente un buon acquisto, per cui misura ipotecaria, spese condominiali, copia della proposta e tutti i vari preventivi. Per cui è vero che si va a sollecitare il fatto di fare la migliore offerta, dall'altro però si va a compensare col fatto che stiamo comprando una casa che è in ordine. Certo, e leggevo che è una strategia che tra l'altro è molto usata in America, quindi l'Italia in questo senso arriva un po' dopo, però ci siamo. Ecco, il settore immobiliare italiano rispetto a quello straniero, come lo vedi? Allora, dipende straniero dove, se parliamo Nord Europa e Stati Uniti e Canada siamo 10 anni indietro, per cui c'è proprio un concetto che è completamente diverso. Io personalmente, e avendo fatto tantissima formazione, posso dividerle in due fasi. La prima fase era quella dove io ho studiato da aziende italiane, ma a un certo punto pian piano che crescevo mi sono andato a sbattere contro una cruda realtà. Spesso colui che insegna qui in Italia è uno che ha o non ha mai fatto l'agente immobiliare e ci dice come fare, o B, sono aziende di formazione che hanno il loro metodo, che ha 40 anni. Per cui io andavo a casa delle persone e vedevo una totale disconnessione tra quello che mi insegnavano e quello che... Perché ovviamente in 40 anni le persone sono un pochino cambiate. Cioè, 40 anni portavano i fattorini del ghiaccio, il ghiaccio in casa, e oggi c'è un frigorifero, e fino a qualche anno fa uno voleva comprare un libro, si metteva la giacca con -10 e andava, insomma, a comprarlo. Oggi c'è Amazon con un click. Per cui il fatto di pensare che tutto il mondo cambia, a parte il nostro mondo,
mi stava cominciando a stare un po' stretto. Da lì io sono andato negli Stati Uniti, in Canada, e ho imparato dai migliori agenti immobiliari, per cui io ho voluto accedere alle informazioni che loro avevano sul campo oggi per ottenere grandi risultati, e da lì io ho fatto la mia grande crescita. E li hai portati, insomma, questi segreti qua in Italia. Allora, sulla scia dei buoni risultati del 2021, anche il 2022, diciamo, lo si presenta così all'apparenza, poi insomma vedremo per il mercato immobiliare, anche se sono molte le incognite, parlavamo prima dell'inflazione, quindi insomma ci sono dei piccoli punti che fanno pensare bene, ma poi insomma certo. Se si analizza bene la situazione, almeno attuale, tanti punti di domanda ci sono. Immagino che però anche di riflesso il ruolo dell'agente immobiliare potrà subire ulteriori cambiamenti rispetto al passato, all'anno appunto che abbiamo concluso. Come ti immagini il lavoro dell'agente immobiliare quest'anno? Allora, in realtà c'è già un trend, un cambiamento in generale proprio in quello che dovrebbe essere l'approccio, secondo il mio punto di vista. Per cui l'agente immobiliare è visto nella testa delle persone come colui che disturba, come colui che chiama alle 9 di sera, che insiste, omette parzialmente le verità, eccetera, eccetera. Per cui classificato nel termine non nobile del venditore proprio alla base della piramide. Questo è anche così perché ovviamente questo tipo di atteggiamento nel tempo ha fatto sì che ci fossero dei clienti scontenti che parlavano ad altre persone di questo disservizio, che a loro volta parlavano ad altre persone fino a creare una massa di persone scontente della nostra attività. Per cui io da un po' di anni sono andato un po' in controtrend, per cui diciamo che nel momento in cui ho di fronte una persona, io faccio sempre un ragionamento molto, molto semplice. Voglio ottenere un risultato nel breve termine e pregiudicarmi nel lungo, oppure raggiungere un risultato nel medio termine, però garantirmi un futuro con questa persona. È stata la scelta vincente. Secondo me quella è un po' la chiave, tale per cui gli agenti dovrebbero un pochino switchare la mentalità, non pensando al piccolo orticello, ma pensando nel lungo periodo. Ecco, questo è già un primo input, un primo consiglio che insomma dai a tutti quei ragazzi che vogliono magari che stanno studiando, che stanno facendo corsi di formazione per diventare agenti immobiliari, perché come dicevamo all'inizio non è che uno diventa agente immobiliare così dal nulla, deve comunque studiare, capire come approcciare le persone, che strategia utilizzare. Quali sono gli altri, e poi ti saluto, due o tre consigli che possiamo dare in chiusura di questo spazio dedicato? Allora, sempre sul tema comunque, allora, alcune cose che ho subito da ragazzo, ok? Faccio un esempio. E vendo una casa che era contro una ferrovia, al quarto piano senza ascensore, di 6 eredi che erano sparsi nel mondo. E riesco a vendere la casa, era qualche anno fa. Riesco a radunare le persone, io su questa casa ci sono andato 20 volte, era un anno che a Bologna c'era un metro di neve, ci sono andato con l'elettricista, con il mobiliere, col geometra, 20 volte. Le raduno tutti, facciamo l'atto, andiamo davanti al notaio. Tra di questi già sentivo un pochino di diffidenza nei miei confronti. Neanche un grazie, dopo questa cosa che arriviamo davanti al notaio, e dal notaio erano come di fronte a un dio, ok? Per cui, ed era semplicemente una persona che giustamente aveva fatto il suo lavoro, però insomma era leggermente, secondo la mia idea, un po' troppo distaccato rispetto a quello che effettivamente gli avevo portato. La faccio breve, uno mi ha detto grazie, quattro hanno fatto fatica anche a pagarmi, ed è chiaro che da lì mi sono cominciato a fare un pochino un'idea delle cose che dovevo cambiare. L'agente immobiliare deve cambiare un po' l'approccio. Io non chiamo, non sento, non citofono, io mi sono creato il mio ecosistema di marketing, tale per cui le persone che hanno a che fare con me, prima di parlare con me, hanno già spuntato due caselle fondamentali, che è reputazione e autorevolezza. Questo si fa se costruisci un ecosistema di marketing e non ragioni più, insomma, solo come il venditore, ma diventi esperto anche in altri campi nel nostro settore. Quindi anche avere una certa visione di marketing e una strategia comunicativa è importante. Bisogna invertire il tavolo del chi cerca chi. Nel momento in cui c'è ovviamente una persona che vuole avere a che fare con te e tu hai una strategia e un processo tale per cui sì, sei ovviamente disponibile, ma sei disponibile senza, tra virgolette, essere colui che ha bisogno necessariamente di quella casa. Se la persona d'altra parte capisce che il valore aggiunto che gli puoi portare è importante,
cadono un pochino tutti quei pregiudizi di cui parlavamo prima. Anche perché, insomma, voi avete nelle mani un bene importante come quello della casa, quindi è sì. anche un vostro, una vostra soddisfazione riuscire a esaudire sì. i desideri di tanti vostri clienti. Simone, grazie mille di essere stato con noi, di averci raccontato questo mondo così, insomma, da scoprire, legato agli agenti immobiliari, ma in generale abbiamo parlato del settore e del mercato immobiliare. Avremo modo nel corso di quest'anno sicuramente di rinvitarti qui anche per fare un po' il punto su questo mercato. Grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a voi dell'invito. Grazie, restate su Class NBC, continuano gli aggiornamenti economici e finanziari.